Non è da me fare ritardo, non ci sono giustificazioni se non quella che ho avuto l'ennesimo incontro e l'ennesima rassicurazione, questa volta anche importante, che Pomigliano entro il 2025 avrà il suo ospedale di comunità. È una bella notizia. Cioè è sicuro, è stato sicuro fin da quando ero bambino, si diceva che era sicuro, però adesso abbiamo anche dei documenti che lo attestano. Sono dei percorsi difficili, non sapete quante avversità burocratiche, tecniche, purtroppo dico una parolaccia, politiche, ci sono per arrivare alla determinazione che un territorio debba avere un ospedale. Però ce l'abbiamo fatta, ce la stiamo facendo. Adesso è bellissimo vedere tutti i nostri concittadini che dicono è stato merito mio, non interessa di chi è stato il merito, l'importante è avercelo, perché i meriti prima di tutto si dovrebbero prendere quando le cose sono fatte e finite. Cioè noi adesso abbiamo la rassicurazione, abbiamo i documenti, abbiamo l'idea. Però da qui a vederlo fatto dobbiamo tutti lavorare strenuamente per portarcelo a casa. Vabbè, detto questo, per dirvi le difficoltà che incontriamo giornalmente nel nostro lavoro, sono veramente felice che voi siate qui e non sono da solo, sono insieme all'assessore Rosanna Genni, che prima di essere assessore all'istruzione, alle varie opportunità e allo sport è anche un dirigente scolastico e quindi conosce bene le dinamiche della scuola e ha voluto fortemente con me l'incontro stamattina. Il presidente del consiglio comunale, che lo ricordo, Salvatore Cioffi, che è la seconda carica della municipalità, ha un ruolo importantissimo, lo dico ai ragazzi perché agli adulti diciamo c'è meno bisogno, credo, di specificarlo, è il presidente che presiede l'assise dei consiglieri comunali. Cioè noi abbiamo i consiglieri comunali col presidente, poi abbiamo la giunta, cioè vale a dire gli assessori, e poi c'è il sindaco che fa da parafulmine a tutti. E poi abbiamo stamattina anche l'assessore alle politiche sociali e al lavoro, Salvatore Esposito. E io prima di introdurre e spiegarvi il riconoscimento, che non è un premio, non vi diamo materialmente, non vi diamo null'altro se non un diploma e un riconoscimento, però io ci tenevo affinché fosse questo diventasse una realtà per la nostra città, questa manifestazione. Passo la parola nell'ordine in cui li ho presentati alle tre persone che sono con me. Grazie. Grazie Sindaco di questa opportunità. La scuola è il centro di tutto. Quando noi ragioniamo sulle politiche giovanili, sulle varie opportunità, sul futuro, no? Anche qui vedete la notizia importantissima e bella, ci sarà un ospedale. Ovviamente dal giorno in cui ci sono i documenti, al giorno in cui l'ospedale verrà materialmente realizzato, passa un tempo. Lavorare in questo modo significa avere una visione del futuro. Significa non lavorare per oggi, ma lavorare per il domani, per costruire insieme il domani. E voi siete il domani. Siete il domani del nostro territorio, siete l'eccellenza del nostro territorio. Voi siete quelli che con noi potete, quelli che possono aiutare questa amministrazione, ma chiunque, a portare avanti le idee di miglioramento del nostro territorio. Avete vinto dei riconoscimenti, che questi concorsi che avete vinto non siano un episodio che è capitato nella vostra vita, ma siano uno stimolo a non fermarsi mai, ad andare sempre oltre, a cercare sempre di raggiungere un obiettivo, anche se quell'obiettivo sembra distante, sembra impossibile da realizzare. Bisogna solo trovare le strade. E questo per noi è un momento in cui vi auguriamo
questo è il nostro ruolo in questo momento, augurarvi di trovare le strade per realizzare i vostri obiettivi. Grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti, fatemi dire che io stamattina innanzitutto sono orgoglioso ed emozionato, orgoglioso perché avere tante eccellenze che frequentano le scuole del nostro territorio è motivo d'orgoglio per tutta la nostra comunità ed anche emozionato perché poi riconoscere tutte queste eccellenze e premiare così tanti ragazzi non capita tutti i giorni, soprattutto perché veniamo da due anni la pandemia purtroppo ha penalizzato fortemente la scuola e questa mattina essere qui in presenza e guardarci negli occhi mi rende felice. È inutile dirvi che la nostra amministrazione, grazie al sindaco Gianluca Del Mastro, alla preside Gemi, è un'amministrazione sensibile nei confronti della scuola e anche con il mio assessorato stiamo cercando di potenziare quelle che sono, io sono assessore alle politiche sociali, quelle che sono le basi primarie della scuola, ovvero gli asili nido. Stiamo cercando di potenziare i servizi, aumentando gli orari di ingressi e di uscita delle scuole. Capite che per fare tutto ciò c'è bisogno di reperire finanziamenti. Vi vorrei raccontare anche un'altra cosa che mi ha reso molto felice, sempre in merito all'aiuto alle scuole. Durante il lockdown dell'anno scorso, del mese di aprile, ci fu segnalato da tantissimi dirigenti scolastici che molte famiglie non riuscivano ad acquistare dispositivi informatici per permettere ai propri figli di seguire le lezioni in tablet. Ed è per questo che con il mio assessorato, con la mia squadra e i professionisti che lavorano all'interno degli uffici abbiamo deciso di stanziare su segnalazione dei dirigenti scolastici dei fondi per permettere l'acquisto di questi dispositivi informatici. Vi voglio dire, voglio raccontare ragazzi, io sono assessore alle politiche sociali, ricopro questo ruolo da circa 11 mesi ed è un ruolo che mi emoziona tantissimo perché essere assessore alle politiche sociali ti permette di mettere in campo quelle azioni per aiutare le fasce più deboli della nostra città e questa emozione quotidiana che mi trasmette questo assessorato mi dà la forza di combattere le difficoltà che incontriamo lungo la nostra strada. Concludo, come diceva la Preside, augurandovi ad ognuno di voi di avere ben chiari gli obiettivi della vostra vita, perché con il duro lavoro, lo studio e la caparbietà questi obiettivi si potranno raggiungere. Grazie a tutti. Guardate, prima di passare la parola a Salvatore, al Presidente Cioffi, che poi me la riderà, è curioso che noi della Giunta dell'Amministrazione, per lei non è il nostro assessore, è la nostra Preside, perché per noi è sempre la Preside, perché a cui incarna questa figura per noi della dirigente scolastica anche nella giunta comunale, quindi è bella questa cosa, una bella immagine che abbiamo, anche di familiarità tra di noi. Prego. Grazie sindaco, buongiorno a tutti, a voi intervenuti, vi porto il saluto di tutto il consiglio comunale di Comignano d'Arco, ne sono rappresentanza, però vi porto la vicinanza di tutto l'emiciclo istituzionale della nostra città. Questo è un momento importante, anche io non mi nascondo un po' l'emozione, no? Che ho nel trovarmi davanti a quelli che sono praticamente quelle che sono le persone che domani, qualcuno forse di voi sarà al nostro posto, ma quelle che sicuramente occuperanno all'interno della società dei ruoli importanti e di privilegio. Oggi noi stiamo premiando le eccellenze, quindi è sicuramente un percorso di distinzione, no, rispetto agli altri, si è distinti per un percorso che voi avete fatto. Ecco, io su questa prova qua volevo un attimo soffermarmi. Distinguersi non significa creare una distanza, non significa creare una lontananza con le persone che sono vicino a voi. Questo perché? Perché voi comunque siete un esempio, siete il frutto di una scelta che avete fatto. Perché sappiamo benissimo che nella società di oggi per potersi distinguere c'è bisogno di sacrificio, c'è bisogno di dedicare il tempo, questo nello studio, nello sport, in qualsiasi tipo di attività vi viene impegnato. Ora questo vostro distinguersi, sappiamo benissimo, no, cosa può significare distinguersi anche all'interno di una scuola, di una classe, potrebbe far pensare ad un prendere le distanze, invece no. Io dico che voi oggi siete quella speranza e quell'esempio
per i vostri colleghi che sono praticamente all'interno delle vostre classi, per i vostri colleghi che sono all'interno della vostra palestra e nello sport, in quello che voi esprimete. Allora io vi dico questo, di non mollare mai e di continuare nel percorso e nel tempo che vi siete dati, perché il tempo che oggi state dedicando lo state dedicando per una causa, che a voi stessi e per l'esempio per gli altri. Ve lo dice uno che io ho fatto l'Iris Bassani, ma come anche l'assessore, noi abbiamo l'Iris Bassani. E io ricordo ancora il nome della persona che c'era nella mia classe, non lo dico, l'Angela Francesco, che era il più bravo della classe, e prendeva sempre 9, prendeva sempre 10. E noi, quando vedevamo questa persona, no, dicevamo, mamma mia, Francesca è una sicurezza. Io ricordo questo termine, perché? Perché comunque lei era una persona che si metteva a fianco degli altri per agevolare i percorsi formativi. Poi questo dovete essere, siete un esempio per le persone che vi sono vicine, siete un esempio per la vostra famiglia, e un orgoglio anche, e siete l'orgoglio e l'esempio per la città di Bombiano d'Arco. E quindi la speranza è che questi vostri percorsi siano sempre più duraturi e che siano di stimolo per tutti gli altri ragazzi che vi sono vicini e anche per i grandi di questa città. Quindi grazie per quello che avete fatto, e grazie anche a tutto il personale docente, no? Ai presidi che hanno permesso praticamente questa manifestazione e comunque i percorsi formativi che voi state portando avanti con sacrificio. Grazie ancora, grazie. Vi passo la parola al sindaco. Allora, grazie presidente. Allora, come è nata l'idea del premio? Io vengo dal mondo della scuola, come sapete. Lavoro nell'università, ma vengo dalla scuola fondamentalmente, sono stato uno studente del liceo Imbriani e sono stato anche un docente poi del liceo Imbriani, quindi ho fatto tutta la trafila qui a Pomigliano nel nostro amato liceo, ma conosco tutte le altre realtà e le altre scuole. Come è nata l'idea? Le nostre scuole, questo lo dico anche ai dirigenti, lo dico anche ai docenti, come ovvio che sia, come giusto che sia, danno un peso importante al recupero di chi rimane indietro. Cioè l'importanza di fare dei percorsi, di aiutare, di sostenere coloro che rimangono indietro. Che cosa significa, mi sono più volte chiesto, rimanere indietro? Rimanere indietro significa che noi adulti, noi inteso come Ministero dell'Istruzione e poi a cascata fino ai dirigenti e ai progetti e alla progettualità annuale che noi facciamo alle nostre scuole, noi abbiamo un'idea di formazione. Vi faccio un esempio, cioè noi diciamo che dobbiamo partire dalla letteratura italiana del 1200 e dobbiamo arrivare a Leopardi, vi faccio per dire. Un ragazzo che non riesce a stare nei tempi di quello studio, sta indietro, è uno che sta indietro e che deve recuperare. E quindi si attuano tutta una serie, nelle scuole oggi, tutta una serie di misure per favorire il recupero, ma recupero rispetto ad un piano cronologico dell'apprendimento che ci siamo fatti noi, che abbiamo fatto noi a monte. Un ragazzo che non rientra, che non riesce ad allinearsi a quel progetto formativo, non lo fa perché non ha le capacità che hanno gli altri, cioè ha qualche bisogno di essere aiutato, ma anche per altri motivi. Può capitare che ci siano delle persone che hanno tutte le capacità, che hanno tutte le intelligenze. In quell'anno succede qualcosa di brutto in famiglia, in quell'anno succede qualcosa per cui quel ragazzo non riesce a continuare. Quindi noi ci concentriamo in maniera importante sul recupero. Poi che cosa facciamo? Adesso sta nascendo una cultura dell'eccellenza, così come esiste nei paesi anglosassoni, perché attenzione, la cultura dell'eccellenza esiste soprattutto nei paesi anglosassoni. Io ho insegnato in America e conosco bene che cosa significa andare lì e vedere ogni giorno le premiazioni per coloro che si impegnano particolarmente in qualche attività. Però attenzione, voi che avete raggiunto l'eccellenza nei vostri settori, chiediamoci a chi state facendo del bene. State facendo del bene a voi stessi, perché ovviamente state portando avanti un percorso che vi siete prefissi, no? Diventare campione mondiale di aerobica, oppure diventare campione italiano di matematica, insomma vi siete prefissi degli obiettivi e questo va benissimo. Poi, scusate, siete anche l'orgoglio della vostra famiglia. Io ricordo che quando tornavo a casa, i miei genitori,
chi dei due lo faceva vedere di più, chi dei due per carattere lo faceva vedere di meno, ma erano orgogliosissimi dei miei risultati. Quindi diciamo che la famiglia, non lo fate per la famiglia, però la famiglia in qualche modo gioisce di quello che voi state facendo, i vostri amici, i vostri nonni, i vostri parenti. Però attenzione, c'è un terzo punto fondamentale, quello che diceva acutamente il presidente Cioffi, il fatto che voi diventate dei modelli. Voi state vedendo, no, che cosa vi succede. Voi due sono le impressioni da parte dei vostri compagni. Sono tutti due categorie. O sono contenti sinceramente, dicono ah, che bravo che hai vinto il campionato, che hai vinto la coppa, e l'altra è quella di invidia. Vi invidiano per quello che voi siete riusciti a fare. Attenzione, anche quelli che vi stanno invidiando vi vedono come dei modelli, e proprio perché magari c'è una difficoltà a raggiungere lo stesso obiettivo, lo riescono a tradurre non con la vicinanza, ma lo traducono con l'invidia. Questo è naturale e noi ne vediamo tanto ogni giorno. Allora che cosa significa? Che o nel primo caso, cioè quello che vi vedano come modelli, o quelli che vi vedano con un sentimento di invidia, comunque voi costituite delle eccellenze, cioè delle persone che non ce l'hanno fatta, perché voi non ce l'avete fatta, scusatemi se ve lo dico, se voi perdete un secondo, se voi perdete un giorno della vostra preparazione italiana, in matematica, nelle versioni di latino, nelle versioni di greco, nell'aerobica, se voi perdete tempo, quello è tempo che non si recupera più, e voi sarete dei bravi studiosi, dei bravi traduttori, però non sarete l'eccellenza. Scusatemi se ve lo dico veramente con le lacrime di chi ha sudato una vita. Se volete essere l'eccellenza, dovete lavorare tutti i giorni, sacrificando anche una parte. Non vi dico, non sacrificate le amicizie, non sacrificate le uscite, perché questi sono gli anni più belli della vostra vita. Però sappiate, una delle vostre capacità deve essere quella di dosare il tempo da destinare alle altre cose, senza tralasciare lo studio di tutte le altre discipline, senza tralasciare l'impegno che voi mettete nella disciplina in cui avete raggiunto l'eccellenza, state raggiungendo l'eccellenza. C'era un famosissimo calciatore che abitava a confine tra Pomigliano e Castella di Cisterna, quelli erano due, uno si chiamava Caccia e l'altro si chiamava Montella, i più vecchi se lo ricordano, no? C'è un mio caro amico che giocava nella squadra con Montella, che è stato nella Roma, insomma ha fatto veramente dei grandi sacrifici. Lui mi diceva sistematicamente che il venerdì sera, se andavano a mangiare la pizza, Montello diceva no, all'epoca si giocava solo la domenica, quindi sabato andavano a mangiare la pizza, il venerdì non esisteva per noi, è stata una novità. Montello diceva io non posso venire perché domani dobbiamo giocare. Questa cosa mi ha sempre molto colpito, perché guardate, una persona che veniva da un milieu, da un background intellettuale non straordinario, che però aveva quella mentalità vincente, cioè la mentalità di dire io mi devo rilassare, mi devo riposare perché domani ho il match, perché mi devo studiare nel caso mio perché devo raggiungere l'obiettivo, nel caso vostro tutto quello che voi avete fatto per raggiungere quell'obiettivo, gli altri che volete raggiungere. Ecco, quello è quello che diceva il presidente, è il sacrificio, è quel quid in più. Cioè voi avete qualcosa, cioè ce l'avete, perché altrimenti non sareste stati un'eccellenza. Però attenzione, a quella cosa che ci avete in più, a quella marcia in più che avete ognuno nel vostro settore, avete aggiunto l'arma della costanza. Della costanza. Che cosa significa questo? Faccio una riflessione, guardate, mi ho fatto più volte nella mia vita da solo guardandomi allo specchio. Tutti possono fare i calciatori, cioè si mettono lì e giocano 10 ore al giorno. Arriveranno in Serie D, arriveranno in Serie C, però per essere Maradona c'è bisogno di quel quid, i latini dicevano, quel qualcosa in più che ti consenta di arrivare all'eccellenza. Voi avete già dimostrato, perché vi siete misurati in competizioni nazionali e internazionali, di avere quel quid in più. Lo dovete mantenere grazie alla vostra costanza. Che non significa rinunciare agli amici, quello non dovete mai rinunciare all'amicizia, alle uscite, al divertimento, che non significa rinunciare alla famiglia, che non significa rinunciare allo studio delle altre discipline. Guardate, è bellissimo vedere i calciatori che sono i migliori del mondo, però che non sanno mettere insieme due parole italiane. Quindi quello ve lo dà la scuola oggi. L'apprendimento di base delle discipline
che formano il quadro che noi chiamiamo, con brutta però, curriculare, in più portare avanti quello che state facendo. Non è facile, portare avanti quello che state facendo. E poi la terza cosa, il terzo livello, non tralasciare i vostri affetti e tutto quello che la vostra di cui la vostra gioventù ha spregiudicatamente bisogno, cioè vale a dire il divertimento, il sano divertimento e i rapporti sociali con gli amici e con le persone che vi stanno intorno. Grazie veramente, perché voi siete il modello per tanti che non devono guardare a voi come risultato, perché non tutti possono diventare, hanno quel quid per diventare, per arrivare ad ottenere lo stesso risultato, ma tutti possono migliorare, ed è questo il senso della manifestazione di stamattina, grazie al modello che voi ci state regalando. Grazie a nome della città di Comiata. Adesso chiedo allo staff, chiedo a Francesco come proseguiamo, perché abbiamo adesso tutti questi diplomi. Noi vi daremo un diploma in cui abbiamo scritto il vostro nome, i vostri nomi, anche per quelli, perché non potevamo essere in tantissimi, abbiamo fatto una selezione chiamando alcuni per ogni disciplina, e adesso mi daranno i diplomi e io a mano, come funziona? Dall'altro lato potete mandare? Allora, se gradite fare anche una fotografia con... Va bene, dall'altro lato metto la mascherina. Allora, magari anche... Adesso allora, proseguiamo in questo modo, perché adesso chiameremo praticamente per istituto con il premio corrispondente, poi ci saranno le persone che verranno premiate, chi è presente, e nomineremo anche gli altri che in questo momento non sono presenti, perché in delegazione c'è la persona presente che ritirerà il premio. Allora mi puoi fare piacere, tu chiami e io facciamo una catena virtuosa. Partiamo con il liceo classico scientifico statale Vittorio Imbriani. Premiamo praticamente il premio 16ª edizione Certamen Latinum Ateneum, per giocare il detto che ho fatto di se ho sbagliato qualche professione in latino, perdonerete, e vi tira il premio Martina Matrisciano e Luisa Calcagni. Prego, avvicinatevi, facciamo un applauso. Allora, Luisa e Martina, quindi voi che cosa avete fatto? C'è il certamen, quale certamen? Etnetum, benissimo, benissimo. Quindi voi parlate latino. Lo queris ne lingua latina, ma loco. Va bene, è una materia particolare, è una materia complicata. Io ne ho fatto addirittura una professione, quindi per me il latino e il greco sono il mio mestiere. E sono particolarmente contento, ma come lo sono per tutti, però consentitemi, io questo premio qua lo riesco a capire meglio, perché riesco a capire il tipo di sacrificio. Ovviamente non posso mai capire quello che c'è dietro, cioè non lo riesco a vedere, ma non riesco a capire quello che c'è dietro, per esempio, alle attività fisiche. C'è una grande attività intellettuale, c'è una grande capacità logica, loro lo traducono benissimo. Per aver vinto un premio significa che sanno benissimo quali sono i meccanismi della traduzione. Quanti istituti erano presenti? Una ventina di istituti, quindi veramente grazie. Allora, proseguiamo adesso con sempre il liceo statale Vittorio Imbriani, terza A classico, premio certamen Sagustianum 2021, per il primo premio Roberta Risone e il secondo premio Anna Paola D'Angelo. Allora, Roberta e Anna Paola, dove si faceva questo certamen? Dove si teneva? All'Aquila. All'Aquila. L'avete fatta a scuola, perché l'avete fatta in differita. Va bene, ci avete lavorato tanto con la vostra docente, che è diventata praticamente un simbolo in Italia per premi ricevuti, perché... Io, come hanno detto anche chi mi ha preceduto, è importante sapere che ci sono delle validissime guide, che sono non soltanto i genitori a casa che ovviamente vi sostengono, ma i vostri docenti. Quindi voglio fare un applauso ai docenti.
ci sono due tipologie di docenti per quello che noi facciamo stamattina, cioè ci sono proprio quelli che preparano sistematicamente i ragazzi. Poi attenzione, c'è un'altra tipologia, mio fratello che è un musicista, stava al Serao e ha trovato nel Serao sempre grandi docenti che l'hanno aiutato a non stare indietro con le materie, perché lui faceva un'attività al di fuori, cioè quella di suonare lo strumento musicale al Conservatorio di Avellino, quindi mio fratello partiva e andava da Avellino. Quindi mio fratello non è rimasto indietro con gli studi grazie anche a quei docenti che hanno fatto in modo che non rimanesse indietro mentre studiava lo strumento che poi si è portato dietro per tutta la vita. Quindi grazie ancora e tanti auguri per il futuro. Grazie, continuiamo con il liceo classico scientifico statale Imbriani per il premio Certamen Carolino 2021, dalla quarta A del classico, Melania Piscuolo per il primo premio e la quarta B, Chiara Capasso per il terzo premio. Melania Piscuolo e Chiara Capasso. Certamen dove si teneva? No, sempre in remoto. Sì, sì. Voi siete le missioni più sfigate del mondo, che hanno fatto la maggior parte degli. Perché poi è bello anche quando si fanno queste attività. C'è stata Eva, dove sta Eva? Da dove da, sei arrivato? In Ungheria a fare una cosa, quindi figurate. Tante comunque certamen Carolino, scusate, sono ignorante questo, cioè che è per Carlo per Carlo Magno, cioè qual è il legame? No, vabbè, per la città Carolinum. Ah, per Carolinum, la città Carolinum. Ah, perché la città è Carolinum, cioè, quindi sì, perché poi l'ascendenza è Carolinum. Per una persona scomparsa, Carlo Meletti. Ah, quindi c'è una persona proprio, quindi hanno fatto un settame latino proprio per ricordare Sara Supera. Poi tra l'altro Modena rientrava pure nell'antico dominio dell'impero Sacro Romano. Esatto. Vi ringrazio ancora, mi raccomando di continuare su questa strada e molti complimenti. Grazie. Sempre per il liceo classico scientifico statale Vittorio Imbriani, tra i vincitori del certamen ci troviamo a Pinas, abbiamo della quinta A Maria Grimaldi, Antea Sollazzo e Pasqualina Surlo tra i vincitori di questo premio. Che sente solo mai da le ragazze dall'università. Bravo, bravo. Anche gli altri due li porterà. Li porterà Pasqualina, cioè tutti i femmini adesso, cioè il latino e il greco è soprattutto una questione femminile. Questo certamen è un certamen, questo lo posso dire con cognizione di causa, a differenza di quello di prima dove non sapevo niente. Il certamen ciceroniano è uno dei certamina più importanti che abbiamo a livello europeo e non soltanto perché ricorda Cicerone, ma proprio perché la città di Arpino ne ha sempre fatto, anche in collegamento con l'Accademia dei Lincei, con le università, ne ha sempre fatto un fiore all'occhiello di quello che è il panorama dei certamen. Esiste da tantissimi anni, sono decenni che esiste questo certamen, quindi avere avuto dei risultati è veramente un risultato, dei risultati incoraggianti, un risultato strepitoso per la nostra città. Grazie mille. Bene. Adesso premiamo sempre il liceo classico scientifico Imbriani, la quinta A classico, in finale nazionale di Olimpiadi di lingua e civiltà classiche non edizione, Alessandra D'Arienzo. È assente. Per motivi di Covid. Ti tira il premio come gli Oscar. Poi abbiamo praticamente un premio assegnato, però siccome abbiamo ricevuto i nominativi dopo la stampa delle pergamene, mancano le pergamene, però io inviterei, se presenti, del liceo Imbriani, Antonio Becherli, Fabio Di Cicco e Luca Iorio, rispettivamente per i premi Pozzurri Verbal Eden Comic Festival Premio Paolo Villaggio, i primi due, e il premio Castrum Cisterne. Chi è per il Castrum Cisterne? Sì, lei è Lucia Iorio, non Luca. Sta arrivando direttamente da Cisterne. Lucia, Lucia, Luca. Sì, Lucia mi perdonerà. Allora,
Il premio Castrum Cisterna è un bel premio organizzato dalla nostra cittadina vicignore, diciamo così, che è il Castello Cisterna. È una delle iniziative encomiabili del Comune di Castello di Cisterna, ci fa molto piacere. Addirittura siamo andati a vincere nel paese, non so se ci vuole la base di Comigliano. Se è toccato al confine tra Comigliano e nella caserma dei Carabini. Benissimo. E invece bevono villaggio tutti e due. Cioè, voi avete fatto, cioè, fatemi capire, questa è una cosa strepitosa. Cioè, c'è un premio per la comicità giovanile. In realtà sì, siamo persino un pochino paradossale la nostra, perché comunque in fine estate la nostra è stata ricontatta e dice ragazzi dobbiamo tirare un concorso, e quindi comunque la situazione appunto è stata un po' particolare per tutti, però ovviamente la nostra classe sono usciti comunque molti temi. Adesso diciamo il nostro insieme comunque ad altri ragazzi. Ma erano temi scritti? Sì, sì, no. Cioè la tematica era proprio quella comica, sì. Quella. Sì, noi ad esempio comunque abbiamo deciso diciamo di raccontare appunto in modo umoristico la nostra scalata personale dell'adolescenza. Ah, bellissima, una bella iniziativa questa, grazie Davide, grazie. Arrangiato. Grazie. Bravi. Bene, adesso proseguiamo sempre con il liceo classico scientifico Embriani per il premio Cambridge IGCSE. Novembre 2020, premiamo De Luca Domenico. Questo, se non sbaglio, è uno studente che mi è stato indicato direttamente dal presidente toscano qualche mese fa, quando ci siamo visti per all'inizio dell'anno scolastico. La cosa che mi ha veramente incuriosito, io ho vergogna di pure di fargli una domanda in inglese, perché lui è stato, aiutami a ricordare, il più bravo del mondo. Cioè io ho capito bene il diploma che mi ha dato. In quella categoria di Cambridge tu sei stato il più bravo di tutti. È una cosa che mi ha impressionato, ma tu c'hai un parente anglofono o... Cioè l'ha imparato da solo, cioè da solo nel senso con la scuola, però... Sì, insomma anche privatamente esercitando. Ma che età conosciamo? Da piccolo, però formalmente posso dire 11 anni. I genitori ti parlavano in inglese oppure hai fatto? No, non mi pare che parlano senza problemi. Ma guarda, vabbè, ti aiutava un po'. Ma di tanto. Anche questa è una dote, il famoso quid, no? E quella dote che uno già di parlare una lingua, addirittura pensate quanti esami chemici ci fanno nel mondo e lui è arrivato lì. Ovviamente i docenti e la scuola costituiscono. E qua veramente io da docente, questo quando ero docente di scuola superiore, io questo problema ce l'avevo, cioè avevo sempre il problema di dire ok, io devo fare il programma, quando c'ho lo studente che mi guarda quasi scocciato, perché io penso che poi uno che sa bene pure l'inglese, il latino, cioè quando uno sta lì a spiegare la terza generazione, tu già stai alla consecutio tempo, o quando tu stai facendo ovario e quello già sta facendo le frasi complesse, è una difficoltà anche per l'insegnante. Quindi l'insegnante da una parte deve stimolare, però dall'altra parte non può perdere poi il resto della... è un problema. È bello. Vabbè, ancora un applauso, gli diamo un applauso. Grazie. Bene, congratulazioni. Io sono vergogna di parlare in inglese, io non è che lo parlo male, però aspetta uno che è arrivato primo nel mondo, lo parla meglio di Biden. E Biden non ci vuole tanto, perché lui è americano, quindi parlano inglese proprio. Da me, ti ho visto un po'. Allora, proseguiamo con gli ultimi due premiati del liceo scientifico classico Imperiani, per il premio Vincenzo Ferraro, chiamiamo Elena Leone e Davide Repice. Sono. Ci siamo già conosciuti perché siamo andati a Sorrento quando c'era ancora questo tempaccio e abbiamo diluviato. Sindaco, qui la stretta di mano, perché non sappiamo anche qui le pergamene di nome sono arrivate. Allora, questi ragazzi io li ho conosciuti perché sono andato personalmente a Sorrento, perché la nostra amministrazione ha collaborato con la città, con quella di Sorrento, per il premio Ferraro.
è stato un premio importante che viene dato alla memoria di un cittadino sorrentino, la cui famiglia però è impiantata e stabile qua a Pomigliano ormai da decenni, e la cosa interessante è che è un premio che viene dato sulla fisica praticamente, no? Sull'astrofisica, no, c'è una parte poi di astrofisica, ma in realtà era quello che aveva vinto poi il premio per i grandi, era quello, aveva un tema se non sbaglio, no? Com'era la vostra... Le ricerche sull'elettromagnetica, quindi un applauso a loro. Nella specialità cornice di Sorrento, che insomma come è bella, però Sorrento c'ha il mare, e lo metteremo pure a Pomigliano. Certo, stiamo attrezzando. Grazie ancora. Ciao da oggi. Un attimo, se apro una parentesi che non c'entra nulla, stamattina molti, ma perché non chiudi le scuole? Allora, noi veniamo da 2 anni, ieri abbiamo fatto delle riflessioni su questo, perché poi, come dice giustamente l'assessore Esposito, ci abbiamo appreso. Noi abbiamo fatto delle profonde riflessioni, lo dico a quelli che hanno più o meno la metà e più della metà. Adesso stiamo un po' esagerando, però quando pioveva noi a scuola ci andavamo e ci bagnavamo pure, mi ricordo delle... Adesso ci danno delle scale che prima non esistevano, gialla, arancione e rosso. Scusate, ma io se dovessi uscire quella rossa, allora il problema me lo pongo seriamente. Ma fin quando è arancione, fin quando piove, ma piove pure forte, io direi, siamo stati 2 anni chiusi in casa, dobbiamo cominciare a riprenderci la nostra vita. Quindi questa è la decisione che abbiamo fatto. L'applauso dei ragazzi, almeno sentito. Mi arrivavano dei messaggi audio ieri sera di amici, di persone che, i cui figli dicevano, ma dica al sindaco che chiuda. Allora, continuiamo. Allora, adesso... Una volta si portava la bomba nella scuola, si porta più la bomba nella scuola? Ma non c'è più sto fatto delle bombe? Mi hanno dato un'idea. Mi hanno dato un'idea. Allora, istituto comprensivo Ponte Siciliano. Allora, chiudiamo con Libriani, cominciamo con l'istituto Ponte Siciliano. Anche questa è la mia scuola, perché io ho fatto le elementari lì. Allora, buone pratiche in riferimento al sistema integrato per 2 anni e vi tirano il premio Greco Francesca e Gargiulo Amelie della scuola infanzia. Facciamo un applauso a più lungo del giorno. Dovevamo cominciare dai piccoli. Ma voi siete meravigliose. Ma voi avete vinto un premio. Che cosa avete fatto voi? Fatemi sapere. Un approccio un po' diverso. Siamo Lei ha fatto con l'aiuto della sua mamma un cortometraggio per incentivare l'uso della lettura. Oh. E lei ovviamente è la protagonista di questo video. Di questo Bravo. Bellissimo video. Così, ma quanti anni hai? 4, come la mia bimba, quella mi ha dato bello, l'avevo già 4 anni, perché la taglia quella. E tu invece che ti chiami? Come si chiama lei? Francesca. Francesca, tu che cosa hai fatto? Che cosa hai fatto? L'esperimento dell'arancia. E sei stata bravissima. Possiamo fare che tutte e due un bel applauso. Un applauso! La storia, la presa del famiglio che non vedo stamattina. Dove sta la pasta? Sta fuori scuola a fermare la pioggia con le mani. Non è andato. Guarda, questo è per te, c'è il tuo nome, ti chiami di nuovo. Grazie. Francesca, così. Bravo. Premiamo l'Istituto Comprensivo d'Acquisto Leone per il progetto e-twinning, comunque comunichiamo, riconoscimento label nazionale. I premiati di questo riconoscimento sono
Carpito Trigi, Massi Alessia, Passarello Simona, Iannello Vincenzo, Loases, non aspettate, nominiamo tutti e poi diciamo chi siamo. Loases Giulia, Sodano Simone, Vicelli Sara, Mirra Luisa, Ivano Giovanni, Morgani Francesco, Fratta Emanuela, e vi tira simbolicamente il premio Cerino Gabriele. Ecco, abbiamo però che era l'anno scorso, che erano stati l'anno scorso alle medie, quindi diamo per lui e poi altri diplomi. Se poi altri diplomi saranno distribuiti. Altri diplomi porteremo col camion direttamente a scuola. Mi ricordi il progetto, cioè, che cosa era in casa? Il progetto di Ligning praticamente consisteva in una sorta di scambio culturale con una scuola francese. Praticamente la nostra docente, insieme alla collaborazione con l'istituto e gli altri docenti, ci hanno messo in comunicazione con un altro istituto francese, era sul sud, cioè, Marsiglia, precisamente in generale. E praticamente in questo scambio culturale ci siamo messi in contatto tramite la piattaforma di Twitter con gli alunni di questa scuola, e praticamente ogni alunno francese veniva appunto attribuito un proprio corrispondente italiano, e ci saremmo anche dovuti vedere praticamente il ragazzo francese sarebbe dovuto venire ospitato nella casa del ragazzo italiano e viceversa, però per motivi Covid poi non stiamo più riuscendo. C'è una cosa bellissima, pensate che la figlia di una mia collega spagnola con questo meccanismo qua è finita in India. C'è stata 6 mesi in India, ma era una cosa straordinaria, perché era entrata proprio in questa famiglia indiana, lei mi mandava i filmati, le fotografie, questa ragazzina dalla Spagna, lei all'improvviso mi è entrata proprio un'altra cultura, mentre la Francia più o meno, poi soprattutto Marsiglia, che ne studia la Francia, ha una cultura simile. Che cosa voi facevate? Non c'è scambio linguistico soprattutto? Scambio linguistico sì. Sul francese o sull'inglese? No, soprattutto era sul francese. Era sul francese, ovviamente. Ovviamente noi siamo francesi e per ragazzi francesi. Sull'italiano, è una bella iniziativa. Grazie ancora, e poi arriveranno anche i diplomi per i tuoi compagni. Grazie. Bene, chiudiamo con la sempre distinto comprensivo d'acquisto Leone. Il premio è l'internazionale scrittura professoressa Annapurno Marigliano. Il riconoscimento va a Luigi Cardillo, Federica Maione, Francesca Zoe Avella, Francesco Di Marzo, e infine il premio Gaia Maione. Ciao Gaia. Allora Gaia, di che cosa vi siete occupati? Allora, io sono rappresentatrice della prosa e Federica, che è di giù, è rappresentatrice della poesia. La nostra scuola ha vinto 1º, 2º e 3º premio più 2 menzioni d'onore. E abbiamo parlato di esperti, per esempio il mio tema parlava della disabilità, e ho voluto trattare argomenti argomenti molto delicati, e abbiamo cercato di renderli attuali. Bene. Sono molto contento che abbiate vinto questo premio, sono anche moderatamente felice, perché sono un classicista che si utilizzano parole come rappresentatrice, perché ormai tutto a femminile, la sindaca, la ministra, però insomma dobbiamo abituarci anche un po' ad aprire un po' la nostra mente alla lingua, anche se io resto fedele a quella che è la santa tradizione. Grazie. Complimenti. Premio del sito comprensivo d'acquisto Leone, il premio un logo per la scuola. Ricevono il premio Napoletano Francesco, Fiori Carla, Martino Eleonora, Rosano Gabriele, Ascione Luisa, Raimo Michela, Esposito Filippo, Passarelli Cristian, Dello Russo De Martino Emanuela, Mazzarella Marina, Romano Giorgia, Beneduci Francesca, Schettino Sveva, e sono qui per ricevere il premio rappresentanza degli altri colleghi, De Vidatto Elania e Maione Federica. Eccola qua, Ilaria, chi è? Allora, io questo logo, ma è il logo che attualmente è utilizzato dalla scuola.
Io non me lo ricordo, però deve essere bellissimo se hanno scelto la riposta. La mia domanda è: come avete fatto in 50 di voi a concepire un solo lotto? Vi siete resi ammazzate? C'è qualcuno che magari ha dato un apporto più significativo e qualcun altro che magari fa bene per me? Come è nata? Quello che non capisco se è una selezione, hanno partecipato, cioè, loro tutti di pari merito, alla selezione con la non volta. Tutti, e questi loro sono stati i migliori e quindi e loro, lei soprattutto, Bevi l'acqua è quella che ha realizzato il logo. Come ti è nata l'idea? Proprio di quel logo lì? Perché vabbè, a parte l'immagine quando l'ho vista mi ha colpito molto, e poi diciamo il mio logo rappresenta un albero che affonda le proprie radici Ah, che bello! Ah, sì, è vero, sì, adesso lo ricordo. Adesso me l'ha detto, l'ho visto. E quindi ho pensato comunque a noi studenti che più, diciamo, studiamo e più cresciamo. Io ricordo, a proposito di questo, ricordo un mio compagno di classe, di cui non faccio il nome, ma lo potrei fare benissimo, perché anche perché sarebbe un'onorificenza in questa sede, raccontarlo come eccellenza. Un mio caro compagno di classe, che a scuola, vi devo dire proprio la verità, non era assolutamente una cima. Questo per dirvi di non scoraggiarvi e di aiutare a tenersi in piedi i vostri compagni, che non era assolutamente una cima, anzi non, era uno dei quelli che vacillava un po'. Ebbene, è diventato uno dei visual designer, fashion designer più importanti del mondo, adesso vive a Parigi. Quindi questo per dirvi come veramente la scuola ci dà delle basi, ma noi abbiamo delle potenzialità enormi che possiamo sfruttare in tutti i settori. Grazie ancora. Allora adesso passiamo al liceo scientifico Cantone per il progetto Intercultura della classe terza e della classe quinta FSA. Vi tirano il premio Nuzzo Vincenzo e Corilla Alessia. Vi siete seduti ai due estremi della sala, poi a dire ci vediamo tutti i giorni, ci vogliamo vedere. Allora, Alessia e Vincenzo, venite dal cantone, che scusate se apro anche parentesi che riguardano anche altre situazioni. Intanto ricordiamo che una di quelle scuole di Pomigliano che non ha ancora la struttura scolastica, così come anche l'esiste Europa della presenza, cioè sono scuole per le quali noi speriamo che veramente la città metropolitana, insieme anche alla nostra amministrazione, però come sapete riguarda soprattutto la città metropolitana, sostenuta da noi, stimolata da noi, riesca a dare anche la risposta strutturale, perché voi state in una palazzina che è una casa fondamentalmente. Il progetto Interstruttura di che cosa si occupava? Ma che tu scrivi articoli regionali, di che cosa ti occupi? Allora, principalmente l'interesse per il campo delle scienze, però molto che non si è tutto fatto. E vi piace il giornalismo, vorresti anche continuare su questa strada? Sì. Bene. Giornalisti obiettivi, mi raccomando, perché quella è la prima dote di un buon giornalista ed è difficile da perseguire, l'obiettività e la aderenza ai fatti reali. Grazie e ancora una volta. Anche a Sorrento. Bene, sempre per il liceo scientifico Cantone, premiamo per l'atletica agonisti di Serie A nazionale della ginnastica aerobica dell'Atti Valeria, Rea Martina, Ponzo Cristina, Giullaro Eva, Tenore Ginevra e De Falco Alessia. Prego, venite. Grazie, siete un'eccellenza, finestrai per eccellenza del nostro territorio, produce tanti atleti importanti di livello nazionale e anche internazionale. Voglio solo raccontare un episodio che ricordo. Io ho conosciuto Eva, mi sembra il 18 o il 19 agosto, 17 agosto, prima che tu partissi
per l'Ungheria. E che cosa mi ha colpito? Mi ha colpito quello che dicevamo prima sul sacrificio, che una ragazza della sua età, adolescente come voi, il 17 agosto stava mantenendo il suo regime, la sua cosa, il suo allenamento, faceva tante ore di allenamento al giorno, perché sarebbe dovuta partire di lì a poco per l'Ungheria, dove ha realizzato uno straordinario secondo posto. Voi siete quante bravissime, grazie veramente, perché veramente siete l'immagine di quello che noi tutti stiamo facendo qui stamattina, cioè del sacrificio per arrivare ad un obiettivo importante, un traguardo importante. Grazie davvero. Ci faremo avere la pergamena della porteremo. Grazie ancora. Lo facciamo. Sindaco, poi questo periodo che l'Italia sta vincendo tutto. L'Italia sta vincendo tutto, anche Pomigliano sta vincendo. Sapete, abbiamo tante realtà che non conosciamo nemmeno della nostra città. La squadra di pallavolo, la squadra di basket, gli scacchisti. Ci abbiamo una bella squadra di scacchisti pomiglianesi. Quelli che realizzano, quelli che fanno le corse con le, con le automobili radiocomandate. Noi le vediamo tutte perché diamo il patrocinio, veramente un fiorire di attività che vanno segnalate e vanno anche premiate quando danno risultati. Quindi adesso c'è praticamente per l'Istituto Matilde Serano, sì, il concorso nazionale 700 Dante. Sì. Allora, qui i premiati che hanno partecipato al concorso sono tanti. Però io vi chiedo un attimo di pazienza, perché è bello nominare uno a uno, e sono i seguenti: Mattiacci Preta, De Falco Rosa, Ferraro Gaia, Notar Nicola Carolina, Silvano Linda, Russo Carmen, Perugino Francesca, Palladino Francesca, Cozzolino Maria Laura, Staldone Simone, D'Amato Marzia, Silico Francesca Claudia, Mattiello Jessica, Gasper Flavia, Esposito Fabio, Moscerino Anna, Marina Aurora, Panico Anna Maria, Scognamiglio Andrea, Ilardi Maria Grazia, Punso Claudia, Vivolo Giovanna Rita, Iercolino Delia, Manna Piera, Colonna Gaia, Reale Cettina, Raia Valentina, Vendetta Martina, Sannataro Alessandra, Barbato Fabiana, siamo a metà signore. No, prego, prego. Villano Clelia, Pignatello Carolina, Straiano Concetta, Amore Elena, Guida Leslie, spero di averlo detto bene, Esposito Martina, Barbacci Valeria, Ferraro Giulia, Despartin Flavia, Capuzzo Gaia, Benedetto Sara, Romano Sofia, Romano Anna, Rufrelli Andriana, Fornaro Anita, Spignese Barbara, Nevola Alessio, Saggese Ida, Mucerino Amelia, Napolitano Emanuela, Vacca Giusi, Palumbo Serena, Palumbo Manuela, Napoli Legna, Di Lauro Francesca Pia, Colonna Sara, Fico Mesia, Esposito Jennifer, Cozzolino Maria Laura, Di Salvo Francesca, Guarino Carmela, Illiano Laura, e gli tirano il premio in rappresentanza di tutti gli altri colleghi, Frattasio Natalia e Sodano Matteo. Facciamo un applauso enorme per tutti. Forse di voi due mi ricordo soprattutto che come fare a dimenticare, perché io ho partecipato alla serata ed è stato, venivo da una giornata pesante e anche complicata come sono tutte le giornate comunali, quindi voi eravate alla fine della giornata, devo dire che mi avete un po' risollevato con un progetto veramente interessante. Cioè loro che cosa hanno fatto? Veramente io ho trovato una serata molto bella e significativa. Loro hanno praticamente letto dei passi di Dante e per ogni tema affrontato c'erano poi degli esperti o comunque delle persone che si occupavano di quel particolare settore che facevano una breve, veramente non è stato pesante, anzi è stato molto gradevole, una breve esposizione.
c'erano dei narratori, c'era una ragazza che faceva, c'era leader che era, faceva leader, ma in bene, perché era Dante proprio seduta con la cosa, Dante così è stata lì seduta più tempo, bravissima, perché ovviamente anche quello non è facile. Tra l'altro si era fatto il costume da solo, ricordo che era una cosa anche quella molto lodevole. Quindi un bellissimo progetto che veramente ci aiuta a capire come tante discipline, come anche io dico per il latino, per le discipline classiche, che non sono dei nemici o degli scogli da superare. Dante non è un nemico da superare. Guardate, se noi docenti riusciamo a porlo nella maniera, non senza banalizzarlo, perché io non sono per la banalizzazione, se riusciamo a porlo nella maniera migliore possibile agli studenti, e se riusciamo a far avvicinare gli studenti, essi se ne avvantaggeranno nel futuro. E guardate che qualche anno fa ho riletto, ho volutamente riletto tutta la Divina Commedia in una luce diversa, perché poi quando lo rileggete da tutti, sono proprio quelli il senso del classico, quando lo rileggete da tutti hanno tutto un altro significato, una pregnanza molto più grande. Quindi grazie per quello che avete fatto e grazie per quella gradevolissima serata. Poi gli altri li portiamo col camioncino del comune. Bene, adesso invece per l'Istituto Isis Europa il premio Agente 0011. I titoli sono straordinari. E premiamo Arduino Alba, Calizza Maria, Cocciolo Nicolò, Conte Rosa Gaia, De Crecchio Simona Pia, Destina Raffaele, Feliciotti Ilaria, Fontana Gaia, Guadagni Valeria Immacolata, Leva Davide, Maisto Amorio, Martolongo Pierluigi, Pizzimenti Francesca, Simeoli Federica, Federica Gennaro. Sono presenti per ritirare il premio anche per gli altri. In rappresentanza Giovanni Casalino, Francesco Pozzolino, Carmine Florino, Giulia Piccolo e Luigi Tortora. Prego, applauso. Voglio, prima che me ne dimentichi, ci sono state proprio negli ultimi giorni tante segnalazioni di ragazzi di eccellenze, ragazzi che hanno fatto campionati. Purtroppo sia mettere all'interno della manifestazione è stato complicato, però ci riserviamo anche per l'anno successivo di premiare anche quelli che quest'anno non siamo riusciti a premiare, ma non è per la semplice soltanto organizzazione del diploma, ma anche per metterlo all'interno della manifestazione, che non è stato facile. Noi invieremo sempre una comunicazione ai dirigenti, che poi potranno diramarla e quindi poi farci arrivare le segnalazioni. Che cosa sì? 011 è Torino, è previsto è Torino. Qual era l'obiettivo del vostro? Eravamo in competizione con diverse scuole dell'Italia, sia di elementari, medie, superiori. E siamo arrivati primi tra le scuole superiori. Ma che cosa consisteva? Allora era una. Diciamo che c'erano diversi giochi da fare o progetti da realizzare sulla sostenibilità. Ah, bene. E ad esempio abbiamo anche un profilo su Instagram dove abbiamo caricato alcune delle cose che abbiamo creato. Abbiamo fatto dei video, dei loghi, oppure sui giochi della piattaforma ci sarà ad esempio di Cruciverba. Fino anche dei giochi di abilità, di logica, in qualche modo, poi non soltanto avete, c'è la parte creativa, c'è anche una parte risolutiva che voi siete riusciti a fare. La vostra scuola in questo è leader, diciamo, anche a livello nazionale molte volte per quello che riesce a fare. Grazie mille, grazie per aver partecipato, e anche voi siete di quelle scuole che non hanno investito, ma anche voi siete a parte il diplomino, però diciamo che il sindaco consegna il riconoscimento, e gli stessi hanno anche partecipato ad un altro progetto M&R, e sono stati quindi premiati anche per un altro riconoscimento, quindi doppia premiazione, sono pure premiati, sì. Che cosa consisteva l'altro progetto? La tematica in realtà.
matematica in realtà. Praticamente consisteva proprio nell'analisi di problemi della realtà. No, problemi della realtà quotidiana risolvibili con operazioni matematiche. E anche soluzioni. E per esempio? Per esempio, noi abbiamo creato un problema, abbiamo risolto, abbiamo analizzato il problema sul rischio idraulico di Pomigliano. Ah, bene. Rischio idraulico di Pomigliano. E quello non è uno dei grandi esercitati, una mano ci fa piacere. Ne abbiamo tanti di problemi che si risolvono con la matematica, ma sicuramente quello idrico-idraulico è uno dei grandi problemi. Dico una parola per tutti, che adesso è veramente una parolaccia, adesso la dico proprio come si chiama Gori, tutti quanti, no? Però il rischio, senza scherzare, il rischio idrogeologico per fortuna sul nostro territorio c'è, però in confronto a tanti territori che stanno più vicino al Vesuvio è ridotto. Però abbiamo notevoli problemi nel drenaggio delle acque, nella situazione anche degli allagamenti. Oggi per esempio in giornate come queste ci sono delle zone di Pomigliano che puntualmente si allagano, e sapete, lo dico per darvi un'idea delle situazioni, ci sono delle fognature o dei bacini che sono non nel territorio di Pomigliano, da quali dipende anche l'allagamento di quelle zone. E purtroppo il comune in primis non se ne può occupare se non facendo leva sull'ente che si deve occupare di quei particolari bacini. Noi ce la mettiamo tutta, però sono sempre loro a monte che devono andare a risolvere in un altro comune il problema di Pomigliano. Quindi problemi dal punto di vista idrico e idrogeologico, chiamiamolo così, ce ne abbiamo. Ovviamente non sono gli stessi problemi che a Sarno, tanto per farci vedere, però ce le abbiamo e vanno risolte anche con l'aiuto della matematica. Per esempio, scusate, faccio un inciso, con la matematica ci stanno aiutando a capire, prima di risolvere, i problemi della viabilità. Cioè, i problemi del traffico, prima di prendere le decisioni, vanno analizzati matematicamente. E lo stiamo facendo grazie al supporto dell'Università, del Dipartimento di Ingegneria della Viabilità, proprio della Federico II. Grazie ancora, un applauso. Bene. Sempre per Miss Europa, il concorso Greco Day 2021 Challenge Poster. I premiati sono Domenico Mastro Giacomo, che ritira il premio, Giovanna Munda, Alessia Silvano, Francesca Pia Oronte e Matteo Esposito. Ci sono? Chi c'è per questo premio? Non c'è. Non ci sono. Allora, la professoressa, ecco qua. Quindi era la professoressa, il premio Pi greco, sempre matematica. Sì. Non fai matematica, quindi. Siamo sempre sul problema. Bene, allora, no, grazie. Sempre. Bene, poi abbiamo sempre per Miss Europa il premio Meme Matematico. Vi tirano il premio Giordano Sguani e Rebecca Poemica. Allora, in che cosa consisteva il vostro... Allora, il durante il percorso di matematica, mentre il periodo che dice nella pandemia che ha dei giochi e non c'è delle soluzioni, un po' da far capire anche ad altre persone che quando si inizia la matematica non è una... Quindi rendere la matematica più accessibile a tutti e renderla anche più gradevole, che è la prima cosa. Noi tutte, io lo dicevo per Dante, vale per la matematica, vale per tutte le discipline. Se le rendiamo più gradevoli, ovviamente, come diceva il poeta latino Lucrezio, con il miele addolcire la durezza di alcuni argomenti. Quello è sempre un'arma, diciamo, io dico sempre, senza banalizzare, senza arrivare alla... però è un'arma significativa, perché significa che noi anche la matematica la possiamo far diventare uno strumento, come si diceva prima, per risolvere i problemi di acqua. Grazie. Adesso abbiamo sempre per Miss Europa il premio laboratorio matematico Riccardo Ricci. I premiati sono Maria Somma, Salvatore Allocca, Francesco De Sena, Morena Cicale, Francesca Pia Nocerino, e vi viene il premio Maria Chiara Castello in rappresentanza di... No, chi purtroppo ha avuto un problema stamattina. Un altro applauso anche a Maria. Allora, sempre per il discorso degli assenti, perché non c'è neanche il collega Cristian, che sempre per Miss Europa, però lo dobbiamo menzionare, ha avuto la riconoscenza per l'eccellenza per il concorso
Bispook Samsung, quindi un applauso a mio lui. Legato agli effetti positivi del Covid sul cambiamento climatico e quindi sulla nostra città. Bene, complimenti. Bene, e quindi adesso arriviamo, sempre per Resist Europa, al concorso toponomastica femminile sulle vie della parità. I premiati sono Serena Amato, Martina Annina, Alessia Ciarlone, Martina Corno, Daniela Danteschi, Simone Del Gaudio, Giovanna Ferrante, Sebastiano Longano, Giorgia Morelli, Samuele Uscevino, Walter Petrocelli, Giuseppe Siciliano, Giada Sorrentino, Maria Cristina Trota, Matteo Esposito e Zoriana Delcac, che ritirano il premio per tutti gli altri amici. Non ci sono. La prova anche a loro. Allora, magari la stessa competizione è anche così, sempre con lo stesso pulmino porteremo. Sì, grazie. Beh, e qui abbiamo l'ultimo premio, sempre per Miss Europa, citiamo praticamente il concorso Fondazione Leonardo, Civiltà delle Macchine, concorso di idee Siamo Tutti Leonardo, e il riconoscimento va ad Alessandra Marmolo, Emanuela Marmolo e Ludovica Norma, che non sono presenti. Facciamo un applauso ancora per tutti. Per tutti. Per tutti. Allora, se è anche fatto un po' tardi, io vi voglio ringraziare tutti, siate quella fiammella di speranza che noi tutti vediamo in voi. Ringrazio tanto i docenti, ringrazio i dirigenti, che danno spazio a quella che è la vostra creatività, quella che è la vostra capacità nelle più svariate materie. Grazie ancora e arrivederci.